Ok, rieccoci. Non credo ci fosse molto altro da fare. Perché abbiamo degli eventi qui? Qui ho meno 4. No, sto guardando perché in altre partite mi è capitato di avere problemi un attimo con la... col cibo. Ok, qui... Qui porterebbe meno 20, quindi qui andrei in pari. Qui ho meno 4. Com'è sta storia? Tra l'altro ci sono degli eventi. Quanto dura quell'evento lì delle... Perché meno male che ci ho controllato, perché non me lo ricordavo più. Meno che non sia un bonus. No, dovrebbe essere... Non so se abbia una durata. Stato abbiamo 70, meno 20, meno 60. Sì, sto coso qui... non è che mi piaccia molto, eh. C'è qualche alternativa? Meglio che evitiamo i bagni pubblici. Non si sa mai. Caserma degli Azdan. Non ci serve perché sbloccheremo tanto cavalieri arabi e noi con i cammelli siamo più che tranquilli. Adesso abbiamo parecchi soldi, possiamo effettivamente provare a fare qualcosa. Devo tenere su gli edifici del cibo. Anche questo imbarcadero peschereccio potrebbe essere una scelta interessante. Il problema è che lo squallore aumenta di 2, quindi avremo comunque problemi. Però mi dà 50 di ricchezza. Direi di... Qui non posso ancora attaccarlo questo turno. Direi di tenere questi soldi e vedere poi cosa succede, perché... la mia preoccupazione è che se quel bonus finisce, noi ce l'abbiamo allegramente in quel posto. Perché... cioè... Purtroppo tipo il 90% degli edifici di questa fazione consuma un sacco di cibo. E noi non è che abbiamo parti particolarmente fertili che possiamo sfruttare. Anche in questo senso probabilmente andare contro l'impero romano d'Oriente è la cosa più semplice. Perché ovviamente basta invadere l'Egitto sostanzialmente e lì di fertilità ce n'è a bizzeffe. Tra l'altro abbiamo un altro esercito che è arrivato qua. Non dovrebbe essere sufficientemente vicino da rinforzare i ribelli. Qui direi di... proviamo a vedere. Non si direbbe, attacchiamo. Oltretutto non credo che generalmente vadano a... cioè, credo che generalmente non vadano a rinforzare i ribelli. Qui direi di andare in modalità assalto, perché... Boh, facciamo bilanciata. Che l'abbiamo eliminato. Perfetto. We fight for you, my lord. Ce ne torniamo qua dentro. You call this a garrison? E valutiamo un attimo che cosa fare. Allora, qui potremmo potenziare queste zone comuni della cittadina in un rifugio per le carovane, ma questo costerebbe ancora... Ecco. Perché adesso è 15? Allora, qua siamo passati a 5, quindi qui... È magicamente aumentato il consumo di cibo, sostanzialmente. Non credo di aver finito nulla se non queste zone comuni, ma queste zone comuni non consumano nulla. Non ho la più pallida idea di quello che sta succedendo. Qui siamo ancora... Qui siamo a meno 20 adesso. Perché? Beh,
che abbiamo degli edifici che effettivamente consumano cibo, però non è che... Beh, questo effettivamente potrebbe essere un motivo. Questi soldi li investiamo lì. E per il momento vediamo così. Probabilmente non funzionerà perché lui... Credo che mi attaccherà in questo turno. Però noi abbiamo abbastanza uomini da eliminarlo, sostanzialmente, quindi... Cioè, non riesce a combinare nulla, ecco. Anche se ha tante cavallerie. Qui potrei reclutare qualche cosa, tipo un paio di Liburne. Perché comunque dovremmo difendere anche questo pezzo qui. Sì, direi che possiamo finire il turno adesso. So qua il governatore di quest'area. Corruzione qui, sì, quindi facciamo così. Tra l'altro ci fa guadagnare un po' di cibo. Comunque no, ecco, credo di aver anche capito, perché effettivamente se rovinano la diga di Marib, quest'area perde un sacco di fertilità, quindi... Tra l'altro bisogna guardare se influenza soltanto quest'area della capitale oppure tutta la provincia. Spero tutta la provincia, perché non ho voglia. Da un lato non ho voglia, dall'altro non... So neanche fino a che punto sia possibile costruire edifici che producano cibo all'interno della capitale. Della provincia, ovviamente. Ho dei dubbi a riguardo, sostanzialmente. Tra l'altro si sono già formati i ribelli dell'Impero Romano d'Occidente. Abbiamo insediamento militare, abbiamo un figlio illegittimo. Chi è sto qua? Dei tuoi sudditi si vuole sposare con questa qua, più due per turno. Beh, il problema di influenza non dovrebbe... Perderemmo meno 2 di controllo e questo qua guadagnerebbe 2 influenza personale. Quindi da un lato... Visto che comunque il nostro capo fazione ha un sacco di gravitas, non dovrebbe essere un problema. Dall'altro potrebbe diventarlo e non vorrei perdere quel meno 2% di controllo. Magari non... Sì, no, ecco, forse non è il caso. Cerchiamo anche di aumentarlo sto controllo. Non so che cosa influenzi, probabilmente influenza il potere. Comunque vedremo. Qui ci hanno assediato, ovviamente. Non ho grosse preoccupazioni, ma sicuramente non vado ad attaccarli io. How can I serve you? No, non credo di poter fare molto, purtroppo. Non posso reclutare niente. Sì, finiamo il turno ancora. E più che altro vediamo se ci attaccano. Non ho controllato il cibo, vedere se la cosa si era un attimo sistemata, ma temo di no. Sicuramente non si è sistemata perché adesso siamo ancora sotto assedio, quindi non stiamo più riparando. Quantomeno non abbiamo riparato, ecco. Tra l'altro dovremmo anche cercare di spingere in qualche modo a nord per... Qui dovremmo spostare la flotta, per avere un accordo commerciale con l'Impero Romano d'Oriente. Ok. Vorrei portarlo... Aspetta un attimo, allora... È lealtà più 2 se lo tengo qui. Andando avanti la lealtà diminuisce. Ma aumenta l'integrità e la pressione fiscale. Peggiora però l'ordine pubblico e peggiora la crescita. Quindi direi di lasciarlo così e non toccarlo più possibilmente.
allora qui abbiamo quell'esercito lì che sta arrivando, quindi questo qua lo spostiamo lì. Qui abbiamo problemi adesso, meno uno. Poteva andare meglio. Cibo siamo a 35, ma può darsi che boh, ci sia qualche bonus da qualche parte. Qui non ci hanno attaccato. Non possiamo reclutare un agente. Quanto dura l'assedio qua? 11. E anche qui non è che possiamo fare un granché. Da un lato potremmo creare un altro esercito. E possiamo permettercelo. Più che altro per poter essere un po' più offensivi in quest'area. Facciamolo, dai. Però. Questo qua si può utilizzare un esercito. Quindi potremmo utilizzare lui per il momento. Qua, sì, della mia fazione. Zelo, zelo. Influenza religiosa. Buono. Quanto costano questi qua? Ah! 300. Sì, però 6 per 3 è 18, quindi non perderemo praticamente tutti gli introiti che abbiamo se facciamo una roba di questo tipo. Facciamo semplicemente 4. Che già quell'esercito lì dovrebbe riuscire ad eliminare. Questi qua penso che possa eliminarli. O comunque, insomma, mettendoci poi unità piuttosto economiche di rinforzo, come potrebbero essere lanciatori del deserto e anche questi spadaccini da far. Più che altro lanciatori del deserto perché costano meno. Insomma, dovremmo riuscire a combinare qualcosa di buono. E se non altro potremmo andare a rinforzare qua. Possiamo andare a eliminare questi qua. Perché comunque il problema di fare una roba di questo tipo, e lo dico intanto che il turno cambia, è che Eudemon è protetta. E questo ovviamente è buono. Però non possiamo andare ad inseguire questi qua. E quindi sì, li sconfiggiamo se ci attaccano, però poi possono comunque andare a rompere le scatole da qualche altra parte. Oppure basterebbe che si mettessero all'esterno della città in modalità assalto e ci danno fastidio. Avere un esercito più mobile, per quanto piccolo, ovviamente ci dà molte, come dire, molti vantaggi in questo senso. E poi se non altro questi cammelli posso andarli a piazzare nell'esercito principale, a quel punto comunque li uso un po' posso utilizzare anche questo esercito un po' come una specie di linea di rinforzi, ecco, che partono da aree dove posso reclutare determinate unità, perché qui non posso ancora farlo. E non potrò farlo finché non riesco a buttare giusto sta difesa. Insomma. Penso che si sia capito qual era il mio piano. Abbiamo finito il calendario dodecale, quindi possiamo cominciare a fare qualche roba civile. Direi che i recinti per le pecore saranno particolarmente importanti. No, non i recinti, avrei bisogno di quello per i cammelli in realtà. Perché adesso qua è diversa la cosa. Sì, comunque devo andare a reclutare questi. Devo andare a ricercare quella tecnologia. I soldi li teniamo perché non abbiamo moltissimi introiti, diciamo, per colpa di questi cammelli. Però dovrebbero valere il loro prezzo, eh. Li ho utilizzati qualche volta all'interno di, come dire, battaglie custom, sostanzialmente quando ho fatto l'analisi delle fazioni, e lì mi hanno stupito molto, in senso positivo, quindi sostanzialmente, ecco, non dovrei avere grossi problemi. Tra l'altro, una volta che.
Abbiamo ancora meno soldi. La carestia. Un'incursione. Allora, prima direi di rompere questo assedio. Direi che andare fino a qua potrebbe essere... No, beh, posso andare ancora più, anche più avanti. Mi interessava, diciamo, rimanere in un'area sicura, comunque. Diciamo, sì, di potenziare qui le armi a distanza, perché ovviamente ci serviranno. Qui l'edificio sta andando giù, e quindi questo sarà abbastanza importante. Cioè, dobbiamo cercare di rompere l'assedio il prima possibile. Potremmo anche cercare di... Visto che abbiamo un esercito in queste aree, potremmo cercare di fare questa cosa qui. Per cominciare ad avere delle... Visto che ho segnato che comunque quelle per la corruzione l'abbiamo già prese, o no? No, per corruzione ce l'aveva la... ce l'aveva le spie. Qui quelle per il... la religione, eccetera, le abbiamo già prese, quindi... Non ci serve sostanzialmente nient'altro. Possiamo utilizzare questo per eventualmente dare dei debuff al generale avversario. E anche qui finiremo il turno, perché non c'è molto da fare. E, diciamo, anche se preferirei combattere all'interno delle mura, ovviamente, con questi cammelli dovrei riuscire a difendermi adeguatamente anche all'esterno, quindi potrei tranquillamente attaccare questo esercito e non aspettare che sia lui ad attaccarmi, anche perché ormai... non posso portare questi cammelli all'interno della città. E da un certo punto di vista... Eccolo lì. Da un certo punto di vista non mi serve neanche, perché comunque all'interno della città non è che farebbero chissà che cosa. Qua Attila è nato. Siamo arrivati a un Imperium. Vabbè, non credo che Attila verrà a romperci le scatole. Comunque, ready for orders. Proviamo a fare così. Beh, però ci arriverai con la marcia forzata. Direi che proviamo a fare così. On the move, my lord. E ad attaccarlo col mio generale. At once. Qui credo di non avere rinforzo dell'altro. No, infatti. Beh, però qui si rinforzano tutte e due, quindi meglio lasciarli così. Qua adesso abbiamo potuto sistemare qui, e il cibo è salito effettivamente. In questa provincia, quindi istituta Arabia Felix. Quindi Arabia Felix sarà probabilmente la provincia che mi produrrà più cibo in assoluto. Anche se qui non posso produrre cibo, infatti. Qua volevo fare un recinto per la cavalleria, per poter reclutare il guerriere a cammello. Oppure servizi sanitari. Facciamo un recinto per la cavalleria. E qui questo esercito che per il momento non può combinare nulla. Non può, credo, arrivare a Zafar, infatti. Sì, quindi lì non possiamo fare molto altro. Siedo terminato, demolizione completata di quell'edificio lì, perfetto. Cambio climatico che credo che qua non influenzi niente. Meno lo spero, perché non, cioè, teoricamente non dovrebbe diminuire la fertilità di queste aree. Qui è sempre ricca. E qui è sterile. No, il clima peggiora la fertilità. In un deserto. Non l'hanno ancora sistemata quella roba. Comunque questa mandria di cammelli qui, io dovrei convertirla in dei bei campi di grano. Il problema è che se Zafar... Cioè, nel momento in cui questo qua viene rovinato... Immediatamente tutta la provincia ha problemi.
perché ovviamente questi edifici qua questi campi di grano, automaticamente perdendo la fertilità, diventano uno schifo. Però vabbè, vediamo un attimo come funziona la cosa. Tra l'altro volevo prendere una spia qui, perché si può prendere. E prendiamo che cosa? Doppio giochista non è male. Volevo mandarlo qui per tenere un occhio su quest'area, vedere quando arrivano eserciti e cose del genere. E direi di finire ancora il turno. Sì, forse potevo guardare un po' meglio. Adesso, cambiando quell'edificio lì del cibo, dovremmo aver guadagnato parecchio, parecchio cibo, appunto. E quello ovviamente è una cosa molto positiva. Perché è uno dei problemi. E ci permette anche ovviamente di cominciare a costruire e sviluppare ancora di più le nostre città. Perché ovviamente, come avete visto, potenziare molti di questi edifici richiede cibo, purtroppo. Quindi non ci sono molte alternative. Ci attacca, ma non attacca definitivamente. Dobbiamo valutare cosa fare adesso, perché malaugurio. Fantastico. Qua era appena appena in positivo, cioè in positivo, non era neanche in positivo, era malapena in pari. Adesso torna a scendere. Quell'esercito è andato qui. Da un certo punto di vista, cammelli dovrebbero potersi muovere più lontano. Però qui lo blocco dentro, no? No, è già in marcia forzata, quello è il problema. Cioè, la marcia forzata ti fa guadagnare. Vabbè. Diciamo che te vai a Zafar, così dovrebbe avere meno problemi d'ordine pubblico. Tu rimani in marcia forzata, mi sa. E vieni a rinforzare questa parte a sud. E qua attacchiamo. Perfetto, adesso non possiamo neanche più attaccare quello lì. A questo punto questa flotta qua la mando qua però. Perché qui dobbiamo spendere altri soldi per le riparazioni. Perché appunto sostanzialmente non mi interessa più, nel senso che qui ormai c'è questo esercito qua che questi qua dovrebbero riuscire ad eliminarli adeguatamente. Qui possiamo potenziare qualcosa, però non mi sembra il caso per il momento, per cui diamo un attimo un'occhiata qui. Altra carestia. Ok, vediamo cosa succede. La nostra spia si muove. Se la spostavo io potevo già farle fare un turno di esperienza, perché potevo già metterla nella stance, diciamo, che ti permette di individuare robe nemiche e cose del genere. Non so francamente che cosa serva, cioè almeno ha un'utilità, non me la ricordo. L'unica utilità sostanzialmente che so è che gli fa fare un po' di esperienza, per cui è quella, diciamo, il motivo per cui la uso, ovviamente. Odio questo io, quando cominciano a correre in giro per il mondo così. Bravi voi, furbi. Allora, My Lord. sto pensando a cosa fare perché
Adesso abbiamo i cammelli anche qui, volendo. Quattro cammelli direi che però sono sufficienti, anche perché, come avete visto, costano un sacco. Vorrei fare un po' di modifiche a livello di esercito. Il mio figlioccio, non è proprio mio figlioccio, è proprio mio figlio, però è quello che non diventerà un erede. Non è un erede. Quindi lo lascio qua dentro, mentre questo qua lo mando un po' in giro a rompere le scatole, questi qua, l'idea. Quindi vorrei metterlo in marcia normale, farlo andare qua e prendersi sti cammelli qui, sostanzialmente. Gli lascio un po' di unità che si, insomma, dovrebbero essere particolarmente buone in difesa, diciamo. Comunque, unità che mi interessano relativamente, come queste qua. E mi prendo i quattro cammelli. We fight for you, my lord. Andiamo qui. E direi di reclutare anche. Non possiamo reclutare guerrieri Thor. Questo qua dovrebbe essere sufficiente. Non sono al massimo quelle spade lì, però sono piuttosto economiche. Qui, questo qua non posso andarlo a attaccare. La mia idea... Beh, vediamo un attimo qua cosa succede. Non posso utilizzare questo. Hanno un'ottima guarnigione. Posso andargli però a rompere le scatole. Sto pensando di attaccarlo. E teoricamente possiamo attaccarlo. Possiamo fare un po' di danni. Quello sì. Però purtroppo non più di tanto. Se vediamo se quelli due eserciti ormai che sono là in alto così per sport si decideranno a combinare qualcosa. Se mi attaccano tutti e due insieme potrebbero essere un problema. Però prima di tutto non credo che lo faranno. E... secondo luogo comunque abbiamo quattro cammelli, quindi... cioè, le loro cavallerie non combineranno assolutamente niente. Anche se hanno dei catafratti, anzi... credo che i miei cammelli li aprano violentemente i catafratti. Adesso quell'esercito, quella flotta lì, non so se mi conviene tornare indietro oppure rimanere là davanti. At your command. Sfare di stato, comandante dei mercenari. Questo non è bello. Sicuramente devo portarli indietro. Anche se non so quanti turni... ci vorrebbero tre turni addirittura. Lui già nel prossimo teoricamente può andare ad attaccare Adulis. E Adulis non regge. Qui mi hanno depistato l'esercito. Il problema è questo, che sono andati qua sopra e poi lì sono sbarcati e hanno fatto quello che vogliono. Io non ho più pallida idea di quello che succeda perché ovviamente non ci vedo. Vabbè, ci stiamo a sofferta, non so cosa sia, ma... We fight for you, my lord.
facciamo i cammelli. O meglio, l'allevamento di cammelli. Anche se anche qui, in alcune aree avremo i cammelli, in altre no, però comunque ci servirà. Qui direi di aspettare. Qua effettivamente adesso, la fertilità è piuttosto buona. Vediamo cosa succede adesso, perché effettivamente nel cambio di questo turno potrebbero succedere parecchie cose spiacevoli. Potrebbe attaccare ad Ulis. Non credo che riuscirebbe comunque ad eliminare Axum. No. Però come detto ad Ulis potrebbe andare giù. Anzi, se si attaccano ad Ulis va giù e quello è fastidioso anche perché ci sono gli spezi lì. Non credo comunque però di commerciare con praticamente nessuno, quindi quello non dovrebbe essere un problema eccessivo. Forse soltanto con quella fazione che abbiamo a nord di Aduris proprio, che è lo stato cliente, stato fantoccio dell'Impero Romano d'Oriente. Però a parte quelli, credo che di accordi commerciali non siamo riusciti a farne. Fatemi attaccati. Allora la domanda è, proviamo a combatterla? Probabilmente sì. Perché se non altro riusciamo a farne fuori parecchi. Però siamo già oltre i 30 minuti, quindi direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!